Noi l'abbiamo già presentata su Motor News, abbiamo anche sentito le parole dell'amministratore delegato di Peugeot Italia, il signor Christophe Bergelin, che è qui con me. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E adesso che abbiamo la possibilità di vederla dal vivo, questa Peugeot 308, possiamo osservare che è una continuità della linea di quello che era la 307, ma con dei dettagli molto particolari, con un design accattivante. Sì, è vero che la 308 conserva l'architettura semi-alta, l'innovazione della 307 sul segmento, ma devo dire che la prima vettura della generazione 8 per noi, che significa un gran passo in avanti in termini di stile, certamente non perché è una Peugeot e si vede bene, è molto curata, ma è una vera Peugeot, ma invece in termini di, per esempio, di qualità percepita, di comfort a bordo, è veramente là un passo in avanti fortissimo per la Peugeot. Lei mi diceva che prima arriverà in Italia, per il mercato italiano, la versione a 5 porte. Sì, abbiamo deciso di lanciare prima le 5 porte perché rappresentano quasi il 95% delle berline in Italia. Anche lanciamo piuttosto il cuore di gamma e dopo lanceremo le versioni d'entrata, se possiamo dirla così. E avremo l'offerta completa all'inizio del 2008. A oggi avremo un'offerta che copre più o meno 70% del segmento, non di più. Prezzi? Prezzi, il primo prezzo è di 14.650 per la 3 porte, 15.250 per la 5 porte. Le vetture che metteremo sul mercato su questo mese di settembre sono piuttosto a 17.000 euro, cuore di gamma. Con la concorrenza siamo veramente allineati nel senso posizionamento prezzo prodotto che è veramente nel cuore del mercato. E abbiamo la legittimità già delle vendite 307, non è un segmento nuovo per noi, abbiamo veramente fiducia. Quindi abbiamo visto anche nel comunicato stampa iniziale che questo è l'inizio, quindi Peugeot ci ha abituato che poi arriva la Station Wagon o SV e poi arriva anche la Coupé Cabriolet, sarà anche in questo caso? È troppo presto per dirlo, ma è vero che da 206 abbiamo inaugurato la famosa strategia della Marguerite, la fiore con tutti i petali, e per avere un'offerta che sia più allineata con tutti i sottosegmenti che adesso abbiamo sul mercato, dunque 206, 307, ovviamente 308 ci sarà qualcosa in più dei 3 e 5 port, c'è un concetto che si chiama Prologue in SV che dimostra il tetto in cielo, la modularità, veramente una vettura totalmente naturale nell'offerta Peugeot. Abbiamo anche qui un concept car che si chiama 308 RCZ per noi, coupé 2x2. Io lì spero... si intravede una coupé cabriolet. No, qui si vede un coupé, veramente un vero coupé 2x2. Il coupé cabriolet sarebbe legittimo di avere in offerta, ma a oggi non c'è niente che preferirà un coupé cabriolet qui sullo stand. E piuttosto il coupé che potrebbe essere qualcosa di nuovo, devo dire che per un italiano, se posso dirlo così, avere una vettura di questa aggressività stilistica sulle strade italiane mi piacerebbe tanto, a oggi troppo presto per saperlo. Io la ringrazio e in bocca al lupo per il vostro lavoro, perché Peugeot offre sempre una gamma più articolata e sempre di vetture accattivanti. Grazie a lei e spero che effettivamente con la 308 faremo un gran quadrimestre in bel lancio. Grazie.